parto, dicevo, dalla squadra della Superbike e vorrei che venisse qui davanti a farsi vedere quello che l'anno scorso è stata la mia validissima spalla nel moto mondiale. Come coppia siamo durati un anno, adesso siamo una coppia nazionale. Giulio Rangeli che ha corso in gioventù, nella vita tendenzialmente parla di moto sempre, cioè sempre, forse una volta hai parlato d'altro. Sì, nel 95. Ecco, se lo ricorda proprio. Quindi Giulio Rangeli sarà, diciamo, la prima voce del Mondiale Superbike, che ha già peraltro commentato in passato per Eurosport, si è rivelato una spalla competentissima, tecnica, affabile, gradevole dal punto di vista umano. Una persona a cui si sono affezionati tutti quanti, per cui Giulio, buon viaggio, buon callupo, ti vizio, ma è la verità, telecronista della Superbike Giulio Rangeli, un po' insieme a me e soprattutto insieme a Max Bianchi. Luca Bud è un po' il Beltramo, il porta dai box della Superbike. Cambiano dimensioni a pezzi e peggio. Hai tempo di bere alcune birre per trasformarti con la pancia adatta. E accanto a Luca Bode li facciamo vedere insieme. Qui siamo andati a pescare nel calcio, alla redazione calcio, dove lui fa il telecronista, fa l'inviato, fa il conduttore. Alessio Conti. Esatto, siccome poi la media estetica era scarsa, abbiamo dovuto anche fare una valutazione in questo senso. Adesso di nuovo gli altri si renderanno conto che non è questa gran cazzata. Che uno bello sapeva, anche nel modo mondiale è successo. Siamo contenti di dirvi che il conduttore di fuorigiri quest'anno sulla Superbike sarà Alberto Porti. Oggi è un po' Tom Cruise, così ti vediamo un po' Tom Cruise, sei molto Tom Cruise, ma qui no, Tom Cruise puoi scegliere tu, Alberto, che sarà anche un po' il sostituto del telecronista per non ammazzare Giulio Rangeli facendogli fare 17 ore di commento a weekend. Alberto Porta è disponibile a sostenere, ad affrontare svariate ore di cabina.